Allora, sono le 8 di mattina adesso, ci si svegliate alle 7, però poi siamo andati in quel bar lì a bere un caffè, perché non si parte senza caffè. E niente, adesso da qua dobbiamo guidare un'ora e mezza per arrivare a Mae Ho Sot, aspettiamo che ve lo dico subito, che comunque dovrebbe essere tipo un paese di una comunità cinese. Ci fermiamo a guardare un pochettino l'architetture e vedere appunto il paesino com'è, però essendo che non c'è quasi nulla di interessante, proprio ecco, Mae Hong Song, ci fermiamo giusto penso una mezz'oretta, poi se c'è qualcosa di interessante da mangiare, cosa vuoi fare? Vuoi non provare il cibo dello Yunnan, che è la regione della Cina? Lo si prova, cioè senza problemi. E niente, dopodiché praticamente ripartiamo, che dobbiamo fare un bel toccone. Oggi guidiamo per un 3 ore e mezza, per arrivare a non mi ricordo dove non c'è assolutamente nulla di speciale, però praticamente ci serve come meta, a metà appunto tra qua e Pai, perché sennò sarebbero 6 ore di viaggio, e 6 ore su quelle moto lì scendi che praticamente è il sedere che è diventata una sottiletta. Rimaniamo lì la notte, in teoria ci dovrebbero essere delle hot spring, delle sorgenti d'acqua calda, dove magari potremmo fare un bagnetto e rilassarci, e poi appunto domani facciamo la tratta da questo posto qua a Pai, che dovrebbe essere bellissima per quanto riguarda i paesaggi, che penso non si veda niente perché stanno bruciando tutte quante le giungle e quindi c'è fumo ovunque, però vabbè. Magari ci va anche di culo, hanno smesso di bruciare, non lo so, perché in teoria dovrebbe essere fino a da metà aprile, no scusa, da marzo a metà aprile, in teoria avrebbero già dovuto smettere, quindi vediamo un attimino. E poi appunto arriviamo a Pai, e Pai è l'ultima tappa, perché poi da Pai torniamo a Chiang Mai e rilasciamo le moto là. Ciao ragazzi! Allora, Papi ha avuto un'intuizione formidabile, ha visto un cartello con... Vedi che son monaci? Io ho visto un cartello con su scritto cave, grotte, e allora siamo venuti qua e per niente adesso siamo in un tempio pieno di cani, per lo più messi male, perché quel cane lì manca un occhio, quel cane lì manca la pelle. E adesso abbiamo conosciuto un monaco che ci porta a vedere le grotte. E... No, è bello. Lui ci ha detto che era veniva a Bangkok, ma Bangkok no good, no good. Nature, nature. Quindi andiamo a vedere.
ok? Ti faccio luce perché c'ha 40 anni, mi ha detto che ha la pelle giovane, ma fisicamente non mi sembra molto preparato. Andiamo. Ok, ok. Occhio alla testa. Oh. Ah, but. Filo pieno di pipistrelli. Yeah, okay. Ah, ok. Ah. Questa qua praticamente è la camera dove, certo, questa qua è la mia camera dove lui viene a meditare la sera, perché non ci sono rumori che gli danno fastidio. Ok, siete stati nella grotta. Grotta molto interessante. Era bella, tra l'altro senza quei cacchio di luci che si usano in Asia tutte colorate. Praticamente adesso non ho capito. Penso che sia una meta turistica, perché comunque c'era il cartellone fuori lungo la strada, quindi penso che arrivino anche i turisti, però lui ha detto che è visitabile 7 mesi l'anno, perché gli altri mesi c'è sempre l'acqua dentro e non puoi. E cos'altro, Filo? Che ha detto lui? Sì. No, niente, poi appunto c'era dentro il posto dove lui va a meditare, quindi penso che sì, sia turistico, ma... per modo di dire. Sì, ma però senso... la roba dell'acqua era bella, perché c'è proprio il segno netto. Sì, 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 del... sì. E l'acqua è tanta, è alta, dentro. Esatto, è alta perché comunque avevo fuori la testa, sì, più o meno. Almeno in alcuni punti, poi in altri non so. Ciao, belli doggy. Penso di aver avuto prima la telecamera mentre venivamo in qua, e ho ripreso cose che non dovevo riprendere, le cose che dovevo riprendere non le ho riprese, perché vabbè. Però ci siamo fermati a My Salon, My Salon. Che dovrebbe essere tipo una comunità cinese dello Yunnan, appunto ho detto mangiare cibo, infilare cibo qua, però è molto piccolo come posto, è praticamente come al solito un villaggio che sorge lungo la strada. Questo è proprio un villaggio. Questo è proprio un super villaggio. E niente, vediamo se c'è un posto dove mangiare qualcosa, c'erano due posti là ma erano proprio... Ma... penso gli unici che ci siano. Sì, questo proprio per le colazioni. Quindi se non troviamo qualcosa prendiamo e lungo la strada ci fermiamo. Anche perché abbiamo ancora 3 ore e un quarto di strada fino alla meta successiva, dove però filo potremmo fare i bagni termali se vuoi. Oh. Quindi sì, sarebbe da arrivare lì intorno alle 3 alle 4. Sì. Beh, che ore sono adesso? Sono le 11, circa meno quasi. Le 11 e mezza. Sono le ore, siamo in vacanza, non me ne frega niente dell'orario. No, sono le 11.47, mezzogiorno meno un quarto. Quindi dovremmo partire qua per mezzogiorno più o meno. Tanto non c'è niente. Tanto non c'è niente, adesso torniamo indietro, prendiamo le moto e ripartiamo. Ciao.
tutto te. Ci siamo fermati un attimo perché pensavo di aver sbagliato strada. Sono tornati indietro, ma strada era giusta. Però papi, mica le stai azzeccando tutte sto giro, cos'è? Ha detto andiamo a vedere il VAT. La faccia, cioè siamo in mezzo al nulla praticamente, c'è sta costruzione, abbiamo lasciato giù le moto, adesso andiamo su e secondo me ci sarà un panorama fantastico, ovviamente di nuvole, però vabbè. Purtroppo fa un po' schifio il meteo oggi, poi secondo me sono nuvole misto al fumo degli incendi, quindi però... Il VAT qua è carino, tenuto molto bene. Ci sono anche le indicazioni, tutti i segnali sono scritti anche in cinese, perché appunto questa qua è una colonia cinese della Cina del Sud, dello Yunnan. Vediamo, è appunto anche la ragione per la quale siamo qua, cibo. Ah, guarda che tenero. Pensavo stesse facendo la foto a sto coda, invece ha messo il bastoncino per farsi i selfie. E beh, certo. Eccoci qua, Mai Sang Long. E se non è Cina questa, voglio dire. Figo, 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 figo. Mi piace anche il colore delle case. Però adesso è comunque come città abbastanza ricca, perché vedi che hanno comunque tutte costruzioni in mattone. In mattone, sì. Poi hanno anche le macchine che sono macchine. Qua dentro no. Anche la zia lì mi sembra, cioè il cappellino. No, qua dentro no. Eh sì, E piante di tè ovunque. Brunate, filo. Alla fine siamo arrivati a Brunate dalla Thailandia, dove anche comunque Brunate non sono italiani, perché è una comunità di zingiri. Di zingiri. Mosche che gli stanno. Allora, abbiamo preso da mangiare. Questo qua sono noodle alla yunnanese e Filo invece ha preso dei ravioli piccanti e aspri, sour. Vai papi, prego. Ne assaggiamo uno. Salute. Grazie. Madonna. Buono, buono, guarda l'obiettivo. Buono, un po' bollente, però buono. Invece i miei c'è dentro, allora, erba cipollina, verdurine, pomodori, cipolla, maiale, questo qui è sempre erba, cioè il porro è tipo, non è il porro, però vabbè, ci siamo capiti. Prova figo. Quali? Poi c'è stato un disguido perché pensavo fosse salsiccia, ma in realtà è salsiccia tipo cruda, penso. Questo qua. Io filo mi fiondo. Con cipolla, col pomodoro. Cipolla intera. Molto molto buono, guarda. Aspetta che cerco di raccattare su. Ok. Provalo adesso. Sono tipo nervetti, oh.
con cipolla, questo non so che erba sia, piccanti. È proprio la cartilagine, sì, compattata e fatta a salsiccia. Buonissimo, buono, sì, buono. Il sughetto è strabuono. Il sughetto è strabuono. Oh, portami del pane, che devo fare la scarpetta. Allora, abbiamo trovato la guest house ed è una figata. Vabbè, questa qua è la camera che diciamo che si chiama Loma, come delfino in thailandese, e penso che sia per tre persone. Costa 400 baht, 400 baht sono 10 euro più o meno, poco più di 10 euro. Comunque c'è la camera con il bagno, col terrazzino, vista fiume, occhio perché secondo me stasera ci saranno le zanzare che ci bussano alla porta e ci chiedono oh cibo, 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 però ho un repellente quindi a me non mi tange, no, nel senso mi hanno già punto, ero lì a firmare, per cioè a pagare, mettere, riempire formulario e mi hanno punto attraverso la maglietta, tra l'altro, perché probabilmente hanno schifo di pungere la pelle viva, dato che in moto abbiamo preso un pochettino, non tanta acqua ma più che altro terra e un po' di fanghiglia. Comunque, questo qua è il giardino, cioè il giardino, il parcheggio, tra l'altro mi sa che è piovuto di maledetto prima che arrivassimo noi e penso che qua costruiranno poi ancora qualcos'altro. L'altra stanza, abbiamo visto anche quella stanza lì, che è una stanza per quattro persone almeno, perché c'erano un letto matrimoniale e altri due letti singoli, e però non aveva il terrazzino, quindi mi dispiace. Poi c'è qua tutto il giardino con la reception e la cucina, abbiamo caffè e banane gratuite e poi tadan, le capannine vista fiume. Ah, tra l'altro filo ce ne sono una, due, tre, quattro probabilmente di capanne, con un'altra amaca lì, con anche cos'è quella lì, penso che sia una sorta di doccia esterna. È stupendo sto posto. Aspetta, andiamo a vedere. Ci sono due cani che sono i primi che non ringhiano, abbaiano, tutti incazzati, ma vengono lì a farsi fare le coccole. E vedi, anche lì, e lì c'è una tenda. Boh, c'è una tenda. Ah, quella lì sarà un'altra. Ah, quello lì sarà un mini appartamento. Quella purtroppo è cascato il tetto. Ah no, è proprio figo sto posto. Sì, assolutamente. Si vedrà piccolissimo perché le macchine, le telecamere col grandangolo, le cose lontane. Vabbè, comunque. È fantastico, quello lì è un monte e praticamente ai lati ci sono montagne ma tipo piccolissime, quello lì svetta e il sole è proprio sceso dietro. Adesso siamo, vabbè, l'ostello ve l'ho già fatto vedere, adesso stiamo andando a farci un giro in paese. Sulla via. Praticamente lo struscico, lungo, se lo struscico. Lo struscico o lo struscio? È uguale, penso vabbè. Sia uguale. Vabbè. E niente, vediamo cosa c'è.
le zanzare non mancano. Ci sono le zanzare, come avevo preventivato, le zanzare non mancano. Con tutto il repellente, hanno cercato i centimetri di corpo senza repellente per pungermi, le stronze. Però vabbè. Aia. E a dopo, se troviamo qualcosa di interessante, se no a domani. Domani mattina ci svegliamo presto, andiamo in un tempio che c'è a un quarto d'ora da qua, che praticamente ti porta con una scalinata a un punto panoramico, e poi partiamo per andare a Pai. Da qua a Pai sono 3 ore di moto, però la strada, detta di tutti, è divertentissima da fare in moto, perché è piena di curve che si arrampicano sulla montagna. Quindi wow, filo, quello volevo io di moto. Sì, certo, di chopper. Altro che le nostre moto da rimbambiti, le motorette da cross, dai. Ciao, ciao. Fame non ne ho, però vuoi dire di no a una zuppetta? Big e small. Tutte e due spicy, vai zia, metti spicy. E prego, filo. Allora, praticamente c'è, io penso che la parte particolare sia il brodo, perché poi tutto il resto è bene o male una roba già vista, cioè tutte le verdure, vai. Tutte le verdure bene o male sono sempre le solite, basilico thai, coriandolo. È buonissimo. Sì, è buonissimo. Cos'è che c'è dentro? Di cosa fa? È super speziata e si sente il sapore della carne. Dirti cosa c'è dentro non saprei dire. Vediamo, vediamo. Non è molto piccante. È dolce, filo. No, lo senti, piccante lo senti. È piccante ma è dolce il sapore. Senti che c'è zucchero ci sarà dentro. Che loro sono malati e... Sì, buonissimo. Sì, buonissimo. È proprio buono. A livello di spezie anch'io non riesco a capire. Io il peperoncino lo tengo così perché secondo me è abbastanza. Non è... E poi ci sono queste palle che sono sempre dentro, cioè io le trovo sempre inutili perché non sanno mai di niente, però proviamo queste. Sanno più di carne rispetto a quelle che ho provato finora. Questo è piccantissimo. Lo so, filo, per questo che ti dicevo che non lo metto piccante. Ok. No, le palle sono buone, filo. Certo così, però... Lo so. Buono, buono. Sì, decisamente, approvato. Tra l'altro 40 baht e 30 baht, 1 euro e... 80 cents. Sì, 80 centesimi.